Immagini di festa nel palazzetto dello sport Elio Pentasulia di Brindisi per la prima netta, nettissima vittoria della Valtor Brindisi di coach Piero Bucchi nei confronti di Forlì, guidata da coach Antimo Martino. Le premesse non erano incoraggianti per tutta una serie di ragioni, gli infortuni, la condizione generale della squadra, ma finalmente il tecnico biancoazzurro ha potuto contare sul gruppo intero. Dall'altra parte una Forlì che aveva 4 punti in classifica e poteva rappresentare un avversario, un ostacolo pericoloso, importante. E invece è arrivata questa prima vittoria. La Puglia ha vinto perché anche Nardò ha battuto Livorno in casa e quindi le due formazioni pugliesi hanno definitivamente abbandonato la casella 0 in classifica. Benvenuti a questa puntata di Zona Basket all'indomani della quarta giornata di campionato. Un saluto agli ospiti di questa puntata che sono intanto il maestro Roberto Cordella al centro dello schieramento, ex giocatore di Serie A e conclamato opinionista negli spazi televisivi e comunque nelle situazioni di basket. Un saluto all'amico e collega Sarà. Pierpaolo Piliego, firma della Gazzetta del Mezzogiorno, e naturalmente al nostro Francesco Guadalupi, telecronista ufficiale di Antenna Sud, di Teleregione, voce storica da 20 anni a questa parte della pallacanestro brindisina. In regia c'è Michele Marchitelli che ci accompagnerà in questa puntata. Possiamo dire, Roberto, finalmente serena. Beh, sì, indubbiamente, 2 punti che ci servivano come il pane, anche se poi il susseguirsi delle notizie che stiamo raccogliendo in questi momenti non è che sia tanto, tanto Eh confortante. no, perché purtroppo sia Giovanni Vildera sia Mark Ogden non sono in buone condizioni fisiche, anzi, dopo l'infortunio patito proprio durante la partita con la formazione forlivese, hanno abbandonato il campo. Si attendono gli esiti ufficiali degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti, ma la sensazione fin troppo evidente è che non potranno essere della partita né a Torino né presumibilmente lunedì nel posticipo di Rieti. Aspettiamo comunque notizie ufficiali col solo auspicio che il tempo di stop non sia esageratamente lungo e questo sarebbe un grave danno per una squadra che ha già pagato dazio sul piano degli infortuni. Pierpaolo. Beh, sì, sicuramente l'avvio di campionato non è stato dei migliori, soprattutto per via degli infortuni. Oltretutto, gli infortuni sono arrivati a 1 settimana dell'avvio della stagione, quando la squadra aveva già trovato dei buoni equilibri e aveva disputato un buon precampionato. Quindi ripartire non è stato semplice. Ora questa ulteriore tegola che, ahi noi, ci costringerà, speriamo per il minor tempo possibile, a rinunciare a 2 giocatori. Quindi sì, non è stato il miglior avvio, ma nonostante ciò ieri la squadra ha dimostrato tutto il suo valore ed era ora, anche perché vederla giocare ieri nessuno, anche il più pessimista, avrebbe mai potuto immaginare che era una squadra reduce da 3 sconfitte. E qui, e io l'ho definita anche nel pezzo che ho fatto oggi sulla Gazzetta, il mio attacco è stato nel nome di Piero Bucchi, nel senso è stata. Stop, perché con Michele Marchitelli ti facciamo vedere proprio il tuo pezzo sulla Gazzetta di oggi. Vai Michele, così anticipiamo anche una sorta di mini rassegna stampa rispetto a quello che è successo. Eccolo qui il pezzo di Pierpaolo Piliego, rinasci da Brindisi, c'è la prima vittoria. Prego. Dicevo appunto, l'attacco è stato proprio nel nome di Piero Bucchi, perché se torniamo indietro di qualche giorno e ritorniamo alla sicuramente non bella prestazione di Cantù, in cui lo stesso coach definisce uno schiaffo preso la brutta prestazione e l'amara sconfitta, rivedere la Beh, ha squadra solo raccontato la realtà, però. appunto, rivedere la squadra a distanza di qualche giorno, con quell'intensità difensiva, con quella voglia di fare, di correre e soprattutto con un Devico in più, ha dato dimostrazione che del valore di questo allenatore in una categoria come la Lega 2, noi lo abbiamo, siamo fortunati e speriamo di poter proseguire dopo questa vittoria su una serie di tante vittorie che ci possano portare lontano. Abbiamo visto il servizio di Pierpaolo Piliego sulla Gazzetta del Mezzogiorno per completare l'opera. Diamo uno sguardo anche al titolo del quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto, che con la firma di Antonio Rodi ha raccontato questo successo così importante. Michele, ci dai l'articolo? Eccolo qui, puntualmente il nostro regista. Valtor Brindisi, il giorno della festa, con Forlì arriva la prima vittoria. Un titolo assolutamente scontato, perché solo in questo caso Brindisi poteva tirare un sospiro di sollievo e superare una crisi che era latente, ma poteva diventare molto seria, evidentemente. Francesco, tocca a te. Una telecronaca ricca di spunti interessanti per dire che Brindisi ha ritrovato se stessa, di fatto. Poi però, come abbiamo ricordato, gli infortuni a Vildera e a Ogden.
Intanto vedevo la ritiroli e la squadra al completo, una bella faccia, le dichiarazioni di Bucchi. Sì. In effetti ha fatto partire Calzavara in quintetto base con la Quintana che è uscito dalla panchina forse più determinato, ha scritto doppia cifra, subito in quintetto base De Vico che è stato utilizzato 16 minuti, è vero che ha fatto 3 punti ma ha avuto un plus minus di 11, quindi si è visto subito il contributo del giocatore forse più esperto del gruppo. Una squadra che ha difeso tantissimo, un'intensità che è cresciuta nell'arco dei 40 minuti dopo l'11-2 che è stato il primo break importante, poi tutto in crescendo con una doppia cifra di vantaggio. Alcuni ex in campo da una parte e dall'altra, Radonic nella sponda brindisina, De Monte Harper, Gasbardo, cioè Rafael Gaspardo su quella forlivese. Allora l'omaggio del palazzetto dello sport Elio Pentassoli e del club del presidente Nando Marino a un ex che nessuno ha dimenticato. Poi andremo in collegamento, capirete cosa, per parlare del futuro societario, dell'assetto societario. Caloroso, affettuoso applauso del suo ex pubblico, meritatissimo per Rafael Gaspardo. E allora, in diretta con Brindisi, in diretta con un ristorante del centro della città, è da un po' che non davo la linea a Fabrizio Caglianiello, che oggi si occuperà di basket, e non di quello giocato naturalmente, mentre è un maestro del calcio giocato e non, ma per raccontarci cosa sta accadendo. Eccolo qui, in diretta con il presidente Nando Marino, che cosa sta accadendo da quelle parti, perché è stata di fatto la prima mossa, anzi la mossa più importante in uno studio notarile per la costituzione del consorzio di imprenditori che hanno dato vita a un progetto importante, New Dream, e il presidente Nando Marino ne è assolutamente felice, soddisfatto. Fabrizio, a te. Sì, il presidente ci perdonerà se lo abbiamo strappato ad una cena comunque importante. Siamo in diretta dal cuore di Brindisi, siamo all'esterno di uno dei ristoranti più importanti della città. Ringraziamo per la disponibilità il presidente Nando Marino. È una giornata importante perché di fatto è la giornata che cristallizza questo progetto del consorzio New Dream, un gruppo di amici, di professionisti, di imprenditori del territorio che hanno deciso di unirsi per supportare il progetto basket. Però io, Presidente, andrei oltre a quelli che sono i concetti meramente sportivi, perché di fatto questo, come ha anche sottolineato lei in sede di conferenza stampa, è un progetto che in qualche modo può fungere da esempio in un territorio che spesso è fatto di divisioni, di spaccature, insomma è un bel punto di partenza. Sicuramente siamo certi che funzionerà così, sarà un collettore di amici, di imprenditori che sosterranno la pallacanestro, e ci auguriamo di poter anche estendere questo tipo di attività anche sul sociale, ad alcune attività imprenditoriali. Cercheremo di fare sistema, tra imprenditori, tra amici che questa sera sono qui a mangiarsi una buonissima pizza in questo locale che è un locale dei nostri sponsor, e soprattutto con il piacere di stare insieme, perché il basket unisce a differenza di tante altre cose che purtroppo in questa città dividono. Invece noi, da questo spirito di sport, da questo spirito di convivialità, cercheremo di trarre i migliori profitti e di dare un sostegno importante alla squadra. Di fatto, tra l'altro, oggi siete andati dal notaio, quindi si è cristallizzato questo progetto che era già in cantiere da un po'. Sì, oggi è ufficialmente nato, e giovedì, quando avremo tutte le delibere, tutto ciò che serve per poter dare anche a voi la notizia di tutti i consorziati e dell'inizio dell'attività di questo nuovo supporto a disposizione della New Basket Brindisi. Quanti sono i componenti? Ma siamo già a 15, quindi l'obiettivo è arrivare oltre i 20 in questa stagione e poi magari aumentarlo ancora, un po' come hanno fatto in altre città, faccio l'esempio di Pesaro, Varese, Trento, che ora è prima in classifica della massima serie. Quindi è questo il futuro, laddove non ci sono delle personalità di spicco, dei vecchi
proprietari come quelli di un tempo classici, penso che ce ne saranno pochi ormai in Italia, e ci saranno sempre più questa forma di associativismo che può dare sviluppo allo sport, in questo caso alla pallacanestro, ma anche dare un importante contributo nel sociale. Antonio, domande per il Presidente da studio? Sì, una specifica, perché non so se mi senti Presidente, aspetto che tu gli passi l'auricolare così può ascoltare direttamente la mia domanda senza il tuo intervento. Grazie ancora Fabrizio per tua disponibilità. Presidente, buonasera Nando. Questa è una realtà importante che sta crescendo, che si è ufficialmente costituita, ma ho il dovere e il piacere di ricordare che Brindisi, ossia la New Basket, da qualche anno può contare anche sul sostegno dell'associazione Brindisi Vola Canestro, in cui un gruppo molto consistente di appassionati di basket continua a darvi concretamente una mano. Questo è il chiaro segno di una crescita ben più ampia di quella strettamente societaria. Sicuramente, infatti questa sera abbiamo anche ospite una persona che compone l'associazione Vola Canestro, il nostro amico Mario Tundo, e siamo assolutamente in linea con quelli che sono i principi sia dell'associazione sia del consorzio. Chi vorrà entrare in più nell'associazione, chi vorrà aumentare le quote del consorzio, noi saremo aperti affinché questo progetto possa essere sempre più importante, possa dare sempre un contributo maggiore a tutti quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti e che vorremmo raggiungere. Nando, tutto questo avviene nell'anno della retrocessione, ma a conferma della chiara intenzione, della volontà societaria di risalire la china. Ma guarda, la volontà societaria è quella di fare il miglior campionato possibile, abbiamo un obiettivo di speriamo di poter raggiungere, ma purtroppo devo dire che la dea bendata non ci è vicina. Per niente. Vorrei dire anche un altro termine, ma comunque lasciamolo perdere perché siamo ancora in fascia protetta, ma non riusciamo a gioire, ragazzi, è una sfortuna che abbiamo addosso veramente incredibile. Devo dire che stanotte non ho dormito e il primo sentimento che ho avuto stanotte è dire basta, lascio, me ne vado a casa e faccio magari qualche presidente un po' più fortunato di me. Non è possibile che per il secondo anno consecutivo, nell'ultima amichevole, spacchiamo mezza squadra dopo un precampionato meraviglioso, un precampionato a percorso quasi netto. Perdiamo la prima partita perché siamo 6-7 giocatori, finalmente recuperiamo tutti, diamo spettacolo alla partita di ieri e abbiamo due infortuni che ci fanno tremare e non ci fanno dormire, perché avremo gli esami strumentali domani, ma anzi il responso degli esami strumentali, valuteremo la situazione, ma siamo molto molto preoccupati e ci auguriamo nel miracolo, ma che chiaramente non sarà facile che avvenga. Quindi devo dire che la delusione è tanta. Ora sono qui a cena con Piero Bucchi, magari se Fabrizio gli vorrà fare anche qualche domanda, però certo. Siamo veramente stanchi di dover subire questa sfortuna che ci attanaglia da qualche anno. Non lo so, veramente Roberto che è lì con voi mi ha chiamato dopo la prima di campionato, mi ha detto Nando, io non ci credo, ma forse è il caso di andare a fare un pellegrinaggio a Iadico. Penso Roberto che domani o dopodomani andremo a fare una passeggiata, ma scalzi proprio. Per cercare... Non è vero, ma ci credo, come si dice in questi casi. Ma porca miseria, non è normale, non è normale ragazzi. Va bene, Presidente, questo vuol dire purtroppo che Brindisi affronterà certamente le prossime due partite senza Antonio, i due... chiedo scusa, sì. È passata una moto, non ti abbiamo sentito Antonio. Accade in Corso Roma evidentemente, questo vuol dire purtroppo alla vigilia della partenza per Torino e a qualche giorno dal posticipo del lunedì di Rieti, sì, che Brindisi dovrà fare a meno dei suoi due lunghi titolari, questa è l'amara realtà. Vediamo, tra domani e dopodomani avremo l'ufficialità, speriamo di recuperarli, ma la vedo dura. Come dicevano i latini, spesso ultima dea, ci aggrappiamo a questa, vediamo che succede, ma è dura. E se il Presidente la vede... Ti passa la voglia di lottare di fronte a una sfortuna così, così forte. Io sono uno che non molla mai, ho sempre detto che il mio motto è quello americano, never give up, però
veramente sono in un momento di depressione totale, e se non ci fosse stata questa cosa del consorzio, gli amici della Vola a Canestro che oggi ci hanno chiamato per dire noi ci siamo se dovesse servire, e tutto il pubblico e tutti gli amici che da stamattina mi chiamano, mi scrivono, mi mandano mail per andare avanti, oggi forse avreste probabilmente con la gioia di qualcuno un presidente in meno e qualcosa da trovare, perché io non ce la faccio più, sono stanco di dover lottare contro tutto, contro tutti e contro la sfortuna, basta, mi andrò a comprare un cornetto, non lo so, ma non è normale, credetemi, la sfortuna che attanaglia questa squadra sugli infortunati è veramente esagerata. Vabbè, presidente, coraggio naturalmente. Antonio, siamo... liberiamo il presidente. Sì, Fabrizio. Così magari gli facciamo tornare parzialmente il sorriso, anche perché c'è una buona pizza che lo sta aspettando. Magari ci concederà Piero Bucchi, e tra poco vi mostriamo anche il tavolo dei nuovi. Grazie, presidente. Sì, proviamo ad avvicinarci. Tra l'altro, Antonio, allora ti restituisco un attimo la linea e proviamo ad avvicinarci al tavolo, ascoltare anche Coach Bucchi. Va bene, grazie a Fabrizio Caglianiello, che abbiamo letteralmente cooptato questa sera, abbiamo coinvolto per parlare di basket, e lo fa sempre con grande bravura, qualunque sia lo sport da trattare. Allora, torniamo a noi, quindi quello che ci diceva il presidente Nando Marino, ben oltre la nostra realistica valutazione della situazione e dei fatti, è veramente scoraggiante, Roberto. Sai, io quando mi hai telefonato stamattina per venire a fare due chiacchiere con te, pensavo se fosse il caso di parlare di quanto abbiamo visto dall'inizio del campionato ad oggi, in realtà abbastanza poco. Aspetta, però io ho il dovere di intervenire, perché Roberto Caroppo, che conosciamo fin troppo bene, non è certamente Roberto Cordella, quindi Michele, rimettiamo un po' le cose a posto, vai Roberto. Vabbè. Stavo dicendo, mi chiedevo se fosse il caso di parlare di quanto abbiamo visto in queste prime quattro giornate di campionato, cioè abbastanza poco, oppure se gettare lo sguardo al futuro, nel senso che secondo me questa squadra fra 3-4 domeniche avrebbe dovuto avere sicuramente un altro volto, però la realtà che stiamo scoprendo oggi, praticamente noi rimaniamo totalmente scoperti di un intero settore, il settore lunghi. E fai fatica, già questa è una squadra che fisicamente non mi sembrava straordinariamente dotata, no? Uh-huh. Però togliere il lungo titolare, togliere il numero 4 titolare, insomma, azzopperebbe chiunque, è un bellissimo, anzi un tristissimo problema che si aggiunge alle difficoltà che ci ha presentato un calendario francamente non proprio favorevole, francamente non proprio, no. Io devo dirti la verità, quando l'ho letto, appena uscito l'ho letto, ma pensavo di aver sbagliato, ci fosse un refuso di stampa, perché in tanti anni che seguo, che gioco, che ho giocato e che ho seguito il basket, mai una squadra ha avuto un inizio di così, con tante partite. Beh, purtroppo anche per la concomitanza di alcuni impegni extra cestistici, ad esempio l'evento di scherma di questo fine settimana, che di certo non avrebbe consentito a Brindisi di giocare in casa. Bisognava trovare comunque una soluzione, perché è vero che tu le squadre le devi incontrare tutte, una volta dentro e una volta fuori, ma nel nostro sport, in tutti gli sport, ma nel nostro in particolare, dove c'è un canestro e un pallone che è leggermente più piccolo, se non hai fiducia, se non hai morale, diventa tutto estremamente più complicato, e perdere tante partite non ti agevola. In attesa di ricollegarci con Fabrizio Caglianiello da Brindisi, io darei uno sguardo ai risultati di questa quarta giornata con il successo delle pugliesi, ma lo vedremo nel dettaglio. Anzi no, non sono questi i risultati, li leggo direttamente. No, Michele, ho sbagliato completamente schermata, quindi fuori. Li vediamo in un secondo momento, addirittura si parlava della Serie B, ho visto Luis Roma, e quindi li vediamo in un secondo momento, oppure posso leggerli io, eccoli qui, senza l'ausilio della grafica, e neanche in questo caso. Benissimo, lo faremo in un secondo momento. Michele, andiamo avanti con i contributi di cui disponiamo, in attesa di ricollegarci con il nostro Fabrizio Caglianiello, e invece possiamo sì vedere la classifica aggiornata dopo quattro giornate. In testa c'è una sola squadra con quattro vittorie, ed è Riviera Banca Basket Rimini di coach Alessandro Dell'Agnello, ex tecnico della formazione brindisina. Ad inseguire un plotone di squadre a 6 punti, ossia Orzinuovi, Cantù, Urania Milano, Udine, Cremona e Rieti. Nel cuore della classifica con 4 punti ci sono Pesaro, Verona, Forlì,
Cividale, Bologna e Avellino. 2 punti hanno Torino, Nardò, Cento, Brindisi, Livorno, battuta ieri proprio a Nardò, e Vigevano. Senza vittorie fino a questo momento la Sigeco Piacenza di coach Stefano Salieri. Questa è la situazione, una conferma, una sorpresa. Rimini, che cosa può essere per Paolo? Beh, Rimini comunque vanta un'ottima tradizione, quest'estate ha lavorato bene, non è assolutamente una sorpresa vederla lì. Quello sicuramente. Francesco? Ma Rimini, sì, come diceva Pierpaolo, ha lavorato, anche se ci sono squadre come Forlì stessa che ha allestito un buon roster. Ieri, ricordiamo, mancava Dawson, che è la guardia titolare, e ha inserito Tavernelli nel roster, giocatore che arriva dalla Serie A. Pascolo ha fatto tanta Serie A, lo stesso Del Chiaro e Magro, che sono due lunghi, grossi centri di ruolo, per cui ha un bel roster. Io penso, insieme con Cantù, forse è la squadra più forte di questa serie. Torniamo in collegamento con Fabrizio Caglianiello da Brindisi, anche perché il povero Fabrizio domani mattina di buon'ora sarà qui per la rassegna stampa e per la prima fascia di informazione. Fabrizio, ti vedo in gran forma come al solito, però a te. Sì, ho la sveglia tra 4 ore, ma non fa niente adesso. Entriamo stando attenti, con discrezione, anche col nostro Sebastiano Bufalo, perché diversi clienti si sono raccomandati, non vogliono essere ripresi, come è giusto che sia, però proviamo ad avvicinarci al tavolo. Ecco, buonasera a tutti. Allora, questa è una parte del nuovo consorzio, del nuovo consorzio New Dream. C'è anche coach Piero Bucchi. Coach, buonasera, cosa ha mangiato? No, un po' di carne, leggero stasera. Leggero stasera. Parlavamo prima, una battuta soltanto sul basket, e poi dopo facciamo presentare al presidente i nuovi amici che faranno parte di questa avventura. Parlavamo prima col presidente di questo avvio in salita, dovuto soprattutto ad una situazione di sfortuna veramente forse anche difficile da spiegare, da illustrare. Sì, difficile da spiegare, però oggettiva, quindi credo che l'importante è comunque tenere la barra dritta, senza piangere tanto, bisogna cercare di fare il massimo comunque, quindi i ragazzi hanno lavorato bene anche oggi, andiamo con fiducia a Torino. E allora, presidente, vogliamo presentare, sì, anche vedo anche Angelo Contessa. Dottor Contessa, buonasera, tra l'altro è uno dei rappresentanti dell'industria brindisina. Come è nata questa idea? Questa idea è nata da una cosa molto semplice, quello dello stare insieme. Stiamo insieme per aiutare lo sport brindisino, in particolare, anche perché il basket a Brindisi unisce. Brindisi è una città che difficilmente si unisce su niente, invece intorno al basket tutti tifano per quella maglia, e bastava vedere ieri, dopo 3 sconfitte consecutive, il palazzetto non solo era pieno, ma grazie anche allo splendido lavoro del coach Bucci esplodeva ad ogni azione. Quindi questo vogliamo fare, vogliamo stare insieme e dare una mano non solo al presidente Marino, ma proprio alla città, perché per noi il basket rappresenta la città. Diciamo prima un punto di partenza, perché insomma l'unione fa la forza in questi casi, no, dottor Bagnato? Sì, questa è una nuova avventura che ci siamo, grazie a Nando Marino, che ha cercato di mettere insieme un po' di amici per aiutare un po' a risollevarci, a ritornare, speriamo, dove ci compete, nei campionati che ci compete. E allora dobbiamo avere un po' di più fortuna, che quest'anno fino adesso non ci ha accompagnato. Sentiamo qualche altro. Franco Gentile, buonasera. Francesco Renna, ritrovo tante persone che a Brindisi conosciamo bene, appassionate della città, non solo di sport e di basket. È un'iniziativa sicuramente lodevole, una squadra che si deve allargare però. Assolutamente sì, e noi imprese qualcosa prendiamo e qualcosa dobbiamo ritornare alla città, e questo è uno dei modi con cui stiamo ritornando qualcosa. Fabrizio. Francesco Renna. Beh, è stato quest'estate, l'idea con il presidente era quella di rilanciare, così abbiamo fatto, quindi con gli amici ci siamo messi insieme e adesso stiamo portando avanti l'idea del consorzio, e sicuramente sarà allargato. Grazie, vi lasciamo scenare, grazie ancora a tutti, complimenti per questa iniziativa. Presidente, sì. Poi c'è Andrea Ciullo e poi ne mancano tanti altri che questa sera non potevano essere con noi a cena, ma che hanno firmato
l'entrata ufficiale nel consorzio. Alla prossima tavolata poi magari ci sediamo anche noi e racconteremo bene di questo progetto, che può essere un esempio. Diceva prima giustamente il presidente Nando Marino, tra l'altro ci sono degli esempi virtuosi in Italia. Io la settimana scorsa sono stato a Varese e mi raccontavano proprio di questo consorzio che sorreggeva la realtà cestistica. Come va? Tutto bene, fortunatamente ci siamo riuniti per dare una mano a Brindisi perché ci teniamo tantissimo. Va bene? Dicevo prima, un tavolo che va allargato rispetto ad un progetto che effettivamente può essere davvero esempio. Voi siete degli imprenditori, siete rappresentanti dell'impresa, questa è una società effettivamente, come disse anche il Presidente in sede di presentazione, è una città, è un territorio che spesso emerge per le spaccature. Certamente, soprattutto a Brindisi. Diciamo che abbiamo bisogno di fare gruppo, di fare squadra, e speriamo che questa sia solo l'inizio di un'avventura, spero positiva, ma non credo che gli imprenditori di Brindisi siano tutti, come posso dire. Una prima risposta c'è stata sicuramente, Fabrizio. E questo è sicuramente importante. Grazie a tutti, buona cena a tutti, grazie. Allora vi abbiamo presentato, abbiamo fatto tutto live, Antonio, una cosa difficilissima perché dovevamo stare anche attenti a dribblare, c'è una signora che mi sta guardando malissimo, tra l'altro dovevamo stare attenti a dribblare gli altri tavoli. Allora questa è una parte del consorzio che si è costituito di fatto oggi alla presenza del notaio. Chiaramente attraverso le tue trasmissioni continueremo a seguire quella che è l'evoluzione di un progetto che può essere importante. Ci sono tanti esempi virtuosi in questo senso in Italia e si prova a mutuarla anche a Brindisi. Antonio. Fabrizio, grazie per la tua disponibilità, per la tua collaborazione. Buona sveglia tra qualche ora e buon lavoro per domani mattina. A presto, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie, buon proseguimento. Dunque, prima di Brindisi Forlì, sul quotidiano nazionale è venuto fuori questo articolo che adesso Michele ci farà vedere. Forlì e quel legame con Brindisi, 5 giocatori negli annali. A sinistra c'è Maurizio Soffrizzi, al centro Roberto Cordella, poi Massimiliano Di Santo, ma hanno vestito la maglia forlivese anche Giancarlo Giarletti e Villani. 5 giocatori che certificano una sorta di storia particolare tra Brindisi e Forlì. Roberto, ti riconosci in questa foto intanto? Questo è il primo anno, io avevo 20 14 anni, 20 anni, 19-20 anni. Eri appena nato. Che stavo raccontando che proprio in quella circostanza, proprio con quella maglia, e credo che questa sia una foto fatta in quella circostanza, mi dissero andiamo a fare un simposio. E io dissi ok, e poi chiesi a Maurizio, ma che cazzo è il simposio? Non sapevo sinceramente cosa fosse. E, vabbè, è stata un'esperienza molto bella per me. Ovviamente mi divertivo da morire, avevo 20 anni, ho vissuto a Forlì 6 anni, a Forlì è nato il mio primo figlio, e quindi figurati con quanta, come dire, tenerezza io possa ricordare quei momenti. Ma non è tutto, perché abbiamo recuperato una vecchia foto che tu sicuramente conoscerai. Vai Michele, tocca a te, eccolo qui. Jolly Colombani Forlì, sempre del primo Roberto anno, Cordella, un pupo praticamente, e grande Maurizio Soffrizzi. Eravate una coppia seria, voi due in campo. Noi diciamo che venivamo dall'esperienza di Brindisi, dove si giocava giovanissimi, perché non c'era, ti sto parlando del periodo in cui non c'erano soldi, non c'era sponsor, non c'era l'organizzazione che c'è adesso, per cui l'unico sistema per potersi mantenere ad un certo livello era che i due allenatori di allora, Elio Pentassuglia e Lillo Primaverili, continuassero a sfornare sempre giocatori uno dietro l'altro. E per far sì che ci fosse questo ricambio, un giocatore di 23-24 anni veniva già considerato vecchio, perché dovevano dare sempre nuova linfa e soprattutto instillare nei ragazzi di 15, 16, 17 anni davvero la possibilità di poter arrivare in prima squadra. Oggi è un'operazione impossibile, dopo tantissimi anni stiamo vedendo finalmente Buttiglione, no? Il figlio di due grandissimi atleti, campioni di atletica, che sta riuscendo a trovare dello spazio, ma sono passati 20 anni da quando appunto Cristian Villani o Max Di Santo hanno continuato la tradizione dei giocatori brindisini.
In telecronaca ieri con Francesco Guadalupi abbiamo ricordato che l'ultima volta che Brindisi e Forlì si sono affrontate è successo proprio nel campionato di A2, proprio nella stagione 2011-2012, quella che Brindisi vinse attraverso i playoff conquistando la promozione in Serie A, e a guidare quella squadra c'era e c'è Piero Buchi. All'andata finì 93-92 dopo un overtime, era il 18 dicembre del 2011, al ritorno Brindisi vinse largamente 94-86 con 40 punti di Renfro, pensate, ed era il 15 aprile 2012. Tre scatti che il nostro Maurizio De Virgilis puntualmente ha recuperato. Intanto il Buchi del 2012 e il Buchi del 2024, eccolo qui. Gli anni passano per tutti, anche per te Roberto, te lo ricordo. Ma Piero è tornato alla guida di questa squadra, lo ha fatto con grande entusiasmo e con la voglia di far bene. Allora in bocca al lupo al nostro coach. Il secondo scatto che vi mostriamo, a proposito di anni che passano, il nostro Francesco Guadalupi in telecronaca a Forlì con il grande bomba Claudio Bonaccorsi, e da questa parte Ernesto Ciafardoni, che è stato procuratore, dirigente, ha avuto vari ruoli nella pallacanestro. L'ultimo scatto è quello di un gruppo di tifosi che era presente in quel dicembre, 18 dicembre 2011, proprio Villa Romiti era, Francesco, sì, è vero? Nell'impianto forlivese, e guardate un po' il solito immancabile Massimo Cappelli, non ne ha persa una nella storia degli ultimi 15 anni probabilmente. Va bene, Francesco, ti sei riconosciuto anche tu, no? Sì, no, ho riconosciuto soprattutto in quella foto di tifosi Vincenzo Zamillo, che Pierpaolo pure conosce, molto amico di Max Di Santo. Ricordo una foto, Vincenzo che è il primo a sinistra, quindi Enzo al centro, da una parte aveva Daryl Dawkins e dall'altra Max Di Santo, che giocavano proprio insieme a Forlì. Grazie a Maurizio De Virgilis per il tempo perso per recuperare questi scatti. Vi faccio vedere, rivedere, ascoltare con il tuo commento 60 secondi di tre cose molto belle che hanno riguardato da protagonisti quelli che vengono dalla panchina in fondo, che però hanno fatto bene il loro lavoro. Vai Michele. Quando è chiaro già che prende posizione difensiva, qualche suggerimento da parte di coach e Buchi. Pizza, aiutato da Gasparto, supera la metà campo, Paravicini, ancora la carta del doppio play per coach Martino. Pallone chiuso bene, poi la stoppata di Delcadia su Del Chiaro, prende il tempo all'avversario, riesce a stoppare senza toccare la mano. 3 minuti, 4 secondi a termine, Radonic ci pensa, tira, realizza, Rosso Radonic, altra tripla per il numero 23 di Brindisi. Sono 10 punti, 77-53, e ancora Tosso Radovic, on fire, tiro da 3, stoppata e possesso Forlì. Il giocatore ex di turno è carico, nonostante l'ampio margine di vantaggio. Beh, niente male Francesco. Che veramente per 40 minuti si sbatte, e forse quello che potrà dare una grossa mano nelle rotazioni, nelle corte rotazioni, dove dovesse essere corte a coach Piero Buchi, che penso insieme a De Vico e con Del Cadio, che sarà chiamato veramente a fare lo straordinario in quel di Torino mercoledì sera. Giudizio sulla panchina, Pierpaolo. Non ieri sulla panchina bene di Piero Buchi, naturalmente. Ieri bene, perché io continuo a sostenere che le nostre tre scommesse in realtà sono giovani. Al di là di aver portato a Brindisi il miglior numero 3, il miglior numero 4, il miglior numero 5 dello scorso campionato, gli stessi tre che noi hanno patito infortuni ad inizio di stagione, le nostre vere scommesse dal mio punto di vista sono Calzavara, Fantoma e Arletti. Sono tre ragazzi interessanti che nelle prime partite magari si sono trovati, soprattutto Arletti, gettati nella mischia, e lì hanno magari accusato anche la grande responsabilità che ha affidato, come dicevo appunto, soprattutto ad Arletti, coach Buchi. Quindi la panchina ieri è stata determinante, primo perché come sesto uomo per la prima volta abbiamo avuto un giocatore d'esperienza come la Quintana nel caso di ieri, c'è anche Radonic che è un altro giocatore d'esperienza, e quindi questi sicuramente fanno bene poi all'ingresso dei tre ragazzi che dicevamo prima, Calzavara ieri addirittura in quintetto,
quindi la panchina bene, ma in generale credo che ciò che ci aiuta è che abbiamo tre giovani di belle speranze che possono fare bene nel corso della stagione. Soprattutto adesso, speriamo chiaramente che l'assenza sia il meno prolungata possibile, però ad esempio Del Cadia e Radonjić saranno due giocatori fondamentali nelle prossime, speriamo soltanto due partite, ma saranno loro fondamentali. Per evidenti esigenze. Con De Vico che sarà spesso schierato da numero 4, come è successo già in alcune fasi ieri della partita. Ecco, volevo chiedere a Roberto una valutazione su questa prestazione di De Vico, finalmente lo abbiamo visto in campo, in campionato. Che ti è sembrato? Che, quale ruolo può avere? Vico, quale peso può garantire alla squadra? De Vico è stato utilizzato molto a sprazzi perché evidentemente... Non è ancora al top. Io ritengo che abbiano gestito anche questo aspetto. Io ho forti perplessità sulla costruzione di questa squadra, devo essere sincero. Innanzitutto mi lasciano molto perplesso i due stranieri. Siccome questa A2 è strutturata così, ricorda molto la A2 che ho frequentato io 40 anni fa. Tutti italiani. I due giocatori americani avevano una determinante importanza. Moltissima parte del gioco filtrava tra le mani dei due stranieri. Io invece questi due ragazzi, ieri Allen ha fatto forse la miglior prestazione da quando è Brindisi. 24 punti. Ogden, francamente non, tutti mi dicono ha dei numeri eccellenti. Lo scorso anno ha preso 11 rimbalzi, 15 punti di media. Però onestamente io sul campo lo vedo molto fuori dal gioco, molto avulso dal gioco di squadra. Non ha la prestanza fisica per essere una presenza sotto canestro e non ha la dimestichezza di una vera ala. Onestamente è un giocatore che ancora non mi ha convinto, ecco perché ti ho fatto la premessa. Tirare e trinciare adesso dei giudizi è sempre rischioso, no? Magari lo stesso giocatore fra 3-4 partite... Prematuro allora. Salvo infortuni. L'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è l'eccesso di giocatori sovrapponibili, perché noi abbiamo questi tre ragazzi, Calzavara, Arletti e Fantoma, di cui tutti parlano molto molto bene, e io devo dire Calzavara ci ha fatto vedere in precampionato davvero delle cose di grande qualità, però poi a questi due tu ci aggiungi la Quintana e Allen, e sono cinque giocatori, come dicevo prima, sovrapponibili. Io probabilmente avrei rinunciato ad uno di questi per prendere un lungo di peso. Noi anche quest'anno, nonostante la presenza di Valdera, nonostante la presenza di Ogden, continuiamo a soffrire. Valdera, non Valdera. Cominciamo a sbagliare. Vabbè, è un classico per me. Lo so, per te è successo. Continuiamo a soffrire sotto canestro, per cui, non lo so, ripeto, magari questi giovani... Anche la presenza di questi giovani aveva un senso 30 anni fa, perché tu cartellinavi un giocatore e lo facevi crescere e ottenevi i miglioramenti che costruivi sul campo. Adesso noi abbiamo Arletti, come niente, l'anno prossimo lui andrà a giocare a 100, perché le dinamiche del campionato ormai sono queste. Per cui aver costruito una squadra con una personalità abbastanza relativa mi preoccupa in vista di quello che poi saranno la stretta finale del campionato, dove tu, se arriviamo ai playoff, dovrai trovare la squadra in forma amalgamata ma anche con tanta esperienza a quel punto della stagione. Un po' pessimista pessimista, però lui è sempre stato realista. In questo caso anche pessimista. Ripeto, magari se tu mi dovessi invitare ancora fra 3 mesi, io ti dirò. Ma perché hai dubbi che io possa farlo? Magari troverò anche il coraggio di dirti: no, non voglio dire. No, ma voglio dire, magari il mio punto di vista potrà cambiare totalmente. Speriamo. Ma in questo momento ci sono queste perplessità, e d'altronde, se ce le ho, devo venire qui a dirtele, no? Assolutamente. Francesco? Vuoi replicare tu? Io non ho il coraggio di farlo. No, tanti tifosi, inutile nasconderlo, tanti tifosi hanno magari qualche perplessità sulla squadra. Io continuo a dire che il campionato è lungo, come ricordavi tu, vedendo la classifica c'è un gruppone al secondo posto, e chi ha 4 squadre, 5 squadre con 2 punti, quindi tutto può accadere. È vero che ci sono roster ben allestiti, ma è vero anche che adesso è capitato a Brindisi questa situazione dell'infortunio, ma in un campionato dove c'è il turno infrasettimanale, si gioca poi la domenica,
tutto può accadere purtroppo, poi i giovani e meno giovani in questo campionato, gli italiani sicuramente fanno la differenza. Abbiamo alcuni servizi da proporvi e siamo anche un po' in ritardo, ma il buon Michele Marchitelli ci concederà qualche minuto in più questa sera, visto lo spazio che abbiamo impegnato per il collegamento con Fabrizio Caglianiello e per parlare di questa importante realtà, il consorzio New Dream, nell'interesse del futuro dell'assetto societario della New Basket, oggi Valtur Brindisi. E cominciamo con il general manager biancoazzurro, sia il dottor Tullio Marino. E allora, dopo problemi, infortuni, sconfitte, è arrivata la prima nettissima vittoria. Sì, una bella partita, Antonio, finalmente ce la meritavamo anche noi dopo tanta sofferenza, vedere un bel basket e poi portare a casa i due punti. Stasera ci siamo divertiti, c'era una bella cornice di pubblico e insomma vediamo di rimanere su questo andazzo con questa squadra nonostante gli infortuni di stasera. Vediamo domani che cosa succede con i nostri lunghi. Il pubblico, i tifosi si sono fatti sentire, ma si erano fatti sentire anche criticamente, molto criticamente in queste settimane. Ma guarda Antonio, siamo noi i primi critici di noi stessi, ovviamente nessuno era contento di quello che si è visto nelle prime tre giornate. Ci potrebbero essere mille attenuanti, infortuni, sfortuna nel calendario, però noi dobbiamo solamente lavorare e cercare di mettere in campo prestazioni come questa anche in difficoltà, perché stasera primi minuti Vildera ci ha abbandonato il campo per un infortunio, Ogden lo ha fatto nel terzo quarto appena rientrato dalla panchina e questa cosa ci fa un po' preoccupare, però abbiamo trovato un ottimo Del Cadia, ma abbiamo trovato un'ottima atmosfera di gruppo e un bel pubblico. Hai detto bene, il gruppo ha funzionato moltissimo questa sera, al di là delle ottime prestazioni del capitano di Tobi Naquintana, di Allen che ha segnato più di tutti i 24 punti, ma il contributo di Del Cadia, appunto di Radonic, che a un certo punto è letteralmente impazzito. Sì, lui è un ex, sicuramente ci teneva tanto, così come il nostro Jonas Risma ci teneva tanto mercoledì scorso, lasciando stare queste cose simpatiche, però oggi ha girato bene la palla, hanno girato bene le gambe, è la strada giusta sulla quale continuare. Quanto vale questa squadra? Questa squadra vale sicuramente di più di quello che abbiamo visto nelle prime tre domeniche, anche perché venivamo da un precampionato che, a parte le vittorie, ci aveva fatto vedere delle cose interessanti. Quello che vale lo vedremo durante questo campionato, che è molto molto lungo, e quindi dobbiamo solamente essere vicini alla squadra, al gruppo, il pubblico ci vuole anche in trasferta, ci sono partite importanti da vincere in trasferta per una classifica che ha bisogno di punti che vengano anche dalle partite giocate fuori, quindi compattiamoci, pensiamo a lavorare, appelliamoci anche un po' alla fortuna, perché veramente non se ne può più. Oggi abbiamo perso i nostri due lunghi titolari come lo scorso anno, i due playmaker hanno avuto problemi muscolari durante il precampionato, insomma non è una bella situazione nella quale lavorare, però ne usciremo e siamo sicuramente in ottime mani. Siamo certamente in ottime mani e coach Piero Bucchi lo dimostrerà. I nostri telespettatori ovunque ci seguano, in questo caso a Bologna, come nel caso di Franco Montanile, ci offrono dei contributi che ti riguardano. Michele Marchitelli ha ricevuto con me una fotografia di una vecchia formazione della Jolly Colombani. A questo punto, se la tua capacità mnemonica è adeguata alla circostanza, dimmi chi sono tutti questi giocatori. Vabbè, questi li ricordo facilmente. In piedi c'è Danilo Zonta, dal seno, questo il 15 era Kim Anderson, poi Steve Mitchell. Ecco, questi erano due tipici esempi di americani del periodo, un tiratore puro, un rimbalzista puro. Poi c'era il numero 5, un canadese, Raffin, in attesa di passaporto italiano che non è mai arrivato. E Fabris, che è un ragazzo di Forlì che ha giocato anche in Serie B molto forte. Poi c'è Maurizio Solfrizzi, Dalla Costa, che era un playmaker di Mestre. Poi ci sono io, il più bravo di tutti. Ma era un bel ragazzo però, Roberto, sì. Io ero fanatico. Ero. Poi c'è Maurizio Lasi. Il grande coach Maurizio Lasi e l'ultimo era un ragazzo di Ferrara che giocava bravino, non ricordo il nome. Vabbè. Il problema di questa squadra fu l'allenatore, che era Dado Lombardi, un vero disastro, grande giocatore ma un disastro come allenatore. Va bene, adesso andiamo in sala stampa cercando di correre un po' per sentire subito coach Antimo Martino, il tecnico della formazione fornivese. Avevo avvisato la squadra che Brindisi avremmo trovato, avevo avvisato la squadra che ambienti avremmo trovato,
evidentemente non sono stato abbastanza chiaro e quindi poi alle prime difficoltà la squadra ha smesso di giocare in difesa, le palle perse, 44 punti in aria, potrei andare avanti, però credo che qualsiasi analisi tecnica, tattica, poi si ripercuote e è la conseguenza di un atteggiamento e di una energia pari allo zero con cui abbiamo affrontato la partita. Speravo che poi minuto dopo minuto ci fosse una reazione, che però non c'è mai stata, forse qualcosina nel finale del terzo quarto, ma troppo poco e troppo poco consistente per provare a impensierire Brindisi. Credo che è stato evidente che a livello individuale nessun giocatore ha reso per quello che può, e quindi quando nessuno, ma proprio nessuno, fa quello che può fare o quantomeno si avvicini al proprio standard, poi la partita diventa difficile. Abbiamo provato a cambiare difese, le abbiamo provate tutte, ma la realtà è che non eravamo in partita, e Brindisi chiaramente ha preso fiducia, ha trovato qualità nei giocatori, come avevo detto e lo confermo stasera, resta una squadra importante, una squadra di valore, e quindi sostanzialmente poi la strada è stata molto in discesa per loro e molto in salita per noi. Beh, la realtà di quello che abbiamo visto in campo. Chiedo scusa ai tanti amici che hanno mandato puntualmente i loro messaggi, ma avete visto, abbiamo impegnato buona parte della trasmissione per aggiornarvi e aggiornarci sulla situazione relativa al consorzio New Dream. Allora, c'è quello di Gianmarco Miano, che è stato il primo a scriverci questa sera con i saluti, soddisfatti della prestazione esemplare della squadra ieri sera, ne siamo usciti comunque con i due lunghi titolari acciaccati, ragion per cui con la società bisognerebbe decidere di istituire una giornata di raccoglimento settimanale presso il santuario di Iatico, ma questa cosa l'abbiamo già detta e anticipata. Vediamo qualche altro messaggio. Un saluto ai presenti, dice Marcello. Potremmo dire stavolta di aver vinto anche con tre infortunati, ma la sostanza è che se si aggredisce da subito l'avversario, la partita o l'inerzia viene gestita senza affanni. Da sottolineare Calzavare in starting five, che secondo me è stato da sprone per lo stesso La Quintana, che ha dimostrato in seguito di essere il play titolare. E comunque non possiamo permetterci pivot e ala grande con impegni così ravvicinati. Vediamo rapidamente qualche altro messaggio. Buonasera Antonio. Giuseppe da Firenze, sul più 22 a 4 minuti dalla fine, ho ripensato purtroppo alla sconfitta con Scafati dello scorso anno, ai noi. Ma questa è un'altra squadra e soprattutto un altro coach. A fine partita Tullio Marino, intervistato da Ciccio Riccio, ha chiaramente espresso che coach Bucchi ha scelto giocatori giovani per avere un rendimento fisico in crescita a fine torneo. Diamo fiducia ai nostri ragazzi e sosteniamoli sempre. Cosa ne pensa Pierpaolo Biliego? Ce lo dirai dopo, vediamo se riesco a leggerne un altro. Una domanda, ma i tifosi brindisini dell'anno scorso dove sono? Una squadra di Lega 2 non è ugualmente importante per una città che sta morendo giorno dopo giorno? Il maestro risponde. Ma io, anzi, una delle note positive è il palazzetto pieno. Se non pieno, comunque. Ma io lo scorso anno quasi. Abbiamo avuto anche più defezioni. Voglio dire, dopo tre sconfitte consecutive, io temevo intimamente che ci fossero molte poltroncine vacanti. Invece assolutamente, insomma. Poi, ragazzi, è chiaro che noi facciamo altro che elogiare il tifo brindisino, ma da sempre comunque è la squadra che deve trascinarsi dietro il pubblico. Poi il pubblico, una volta che è coinvolto, il nostro pubblico sa fare il suo ruolo, lo sa tenere alla grande. Però dobbiamo prima aspettare che la squadra ci esalti. È sempre così che funziona. Adesso coach Piero Bucchi, questa volta con l'analisi completa, organica, di quello che è successo in campo. Sentiamo. Grande soddisfazione, grande entusiasmo per questa vittoria, limpida con Forlì, ma ancora una volta problemi. Bella vittoria, grazie al pubblico perché è stato molto caldo ed è bello quando il palazzetto si diverte e così sostiene la squadra, cosa che è avvenuta dalla pala 2, quindi bella serata. Adesso dobbiamo valutare Vilvera e Oden, che effettivamente hanno avuto un problema durante la gara, non sono potuti rientrare perché è chiaro che sono due pilastri importanti per noi, quindi speriamo che domani gli esami strumentali ci confortino, perché abbiamo bisogno di continuità, abbiamo bisogno di lavoro, perché ricordo che questa è una squadra che è stata fatta due mesi fa e che ha bisogno di costruire le sue certezze con il lavoro quotidiano. Noi abbiamo avuto oggi
ieri l'altro, due allenamenti per la prima volta in 10 da 3-4 settimane, ed è importantissimo per noi perché è un modo questo per trovare quelle certezze che devi costruire su una squadra che è nuova. Però la gara di stasera è sicuramente confortante perché dimostra che quando riusciamo ad allenarci, stare insieme, vengono fuori partite come questa, per cui mi auguro che domani le indagini strumentali siano, diciamo così, buone da poter, per poter contare sui ragazzi. Facciamo gli scongiuri naturalmente, la vittoria del gruppo, io direi la vittoria di un intero ambiente che era veramente in sofferenza. Beh sì, è chiaro, lo capisco, però abbiamo avuto veramente tanta sfiga, scusami, che ci vogliamo mettere alle spalle e tutti quanti avevamo voglia di fare una gara come questa appunto per avere la possibilità di essere belli. Stasera la squadra è stata bella, divertente ed è quello che vorremmo essere sempre. Sei divertito anche tu, vero? Beh sì, quando la squadra gira mi diverto, mi incazzo quando la squadra gioca male, però ti devo dire che ultimamente effettivamente mi ha fatto un po' fatica a lavorare. Mi piace poter lavorare con una squadra, accetto qualche infortunio, quando sono così tanti come ci è successo una settimana fa diventa più complicato. Stasera la squadra ha dimostrato che quando riesce a fare un po' di lavoro insieme ha un senso, ha una linea e questa è la cosa importante. Piero, il cammino è lungo. Sì, credo che ci sia tanta strada da fare, mancano 34 partite, credo. Sì. Quindi è una lunga corsa, è una maratona, non è una gara di velocità. Speriamo di poterla fare con più giocatori possibile. Col sorriso sulle labbra, ma con tanta amarezza per quello che è successo, è comunque arrivata questa prima vittoria. Cerchiamo di gestire lo spazio residuo con la buona disponibilità di Michele Marchitelli, come ho già detto qualche minuto fa. Prima di andare a Bologna per sentire Paolo Mucedero, io vorrei fare una denuncia. L'abbiamo detto già qualche settimana fa in occasione della partita con Avellino. Vi faccio vedere questa fotografia, pessima, brutta. Un dipendente, un collaboratore della struttura del Palasport Elio Pentassuglia che sta ripulendo gli spazi a ridosso dell'unica toilette, dell'unico bagno disponibile per il parterre. Era già successo con Avellino, è successo ancora ieri con Forlì, una fuoriuscita di liquami, e non aggiungo altro, con una puzza incredibile. E una volta per tutte mettiamo mano, io so che questo palazzetto ormai ha gli anni che si ritrova e tutti gli acciacchi che conosciamo, ma che almeno gli impianti di fogna, che almeno i bagni funzionino senza vivere queste situazioni a dir poco imbarazzanti. Veramente un disastro da questo punto di vista. E adesso vi regaliamo, grazie a Lega Nazionale Pallacanestro, la top 10 di giornata, ossia le cose più belle viste in campo. Perde palla Hugo, la recupera Iacuzzi che serve. Mua! Mua! E dall'altra parte Brown scarica il tartolando che rifiuta il tiro di nuovo dietro la schiena per Brown. Attaccato Sabatini, ma adesso si sente in partita Isaiah Brown. Prova a ribaltare per Arletti, Arletti stacca a due piedi, schiaccia una mano il numero 9. Anche la gestione dell'energia, scusate l'assist diventato dietro la schiena. Ma sì, ha sparato tre punti! Federico! Sì! Punta, prova, nuovamente Tomacini, linea di fondo, hesitation, del numero 7, che prova a impeccare, grande! Da tre! Alessandro Grande!
lancio e numero Olejuke tra Fuller e Udo, che giocata, diciamo che sono inventato una cosa carina. È uno dei suoi fondamentali, è proprio una magia. E qua, Williams, coppa una. Peccato, dietro, Williams! Inchioda una mano! La top 10 di Lega Nazionale Pallacanestro per le partite della quarta giornata. C'era anche la voce del nostro Francesco Guadalupi. Che azione da primo posto però, Williams, Francesco. Tra l'altro stoppata, e lo stesso giocatore è arrivato al rimorchio, quindi partito da dietro, bravo Moraschini, anche con le cose dell'occhio vedere. Incredibile. Ho un altro messaggio extra cestistico, ma fino a un certo punto, e mi arriva dal dottor Nino Caso, grande appassionato di basket come sappiamo. Vai Michele, facci vedere questa bellissima foto. Siamo a Trieste, siamo alla Barcolana e Nino Caso ci scrive: abbandonare la festa del sesto posto alla Barcolana, il primo di categoria, è stato ben ripagato dal risultato finale. Roberto ha fatto un esame puntuale, ma a volte bisogna fare i conti con il budget e quanto offre il mercato. Dalle poche partite che ho visto delle altre squadre non mi sembra che ci siano roster che prevalgano su altri. Anche Milano e Bologna ad oggi non hanno dimostrato la superiorità da molti dichiarate. Il campionato è lungo, abbiamo fiducia, forza Walter. E a proposito della Barcolana, riapri questa foto Michele perché è bellissima. 1760 partecipanti, ce la fai rivedere per un istante soltanto? Eccola qui. Salutiamo Nino Caso e andiamo a Bologna da Paolo Mucedero, pronto per la sua lavagna tecnica, ma siamo veramente agli sgoccioli di questa puntata di Zona Basket. Paolo, chiedo scusa anche a te, ma come sai abbiamo dovuto dare spazio a una situazione molto interessante per il futuro della New Basket Brindisi. A te, che cosa hai preparato? Beh, assolutamente sì, nessuna scusa dovuta. Buonasera a tutti, io faccio una breve introduzione e poi andrei direttamente con la lavagna, visto che i tempi sono stretti. L'introduzione è una premessa più che altro, diciamo che per la prima volta abbiamo potuto vedere quasi al completo, comunque molto vicino alla migliore condizione, la squadra di coach Piero Pucchi, quindi vale bene la pena andare a vedere quali sono le idee che coach Piero Pucchi ha voluto implementare in questo gruppo di giocatori. Mentre nella seconda parte della lavagna prendo un po' di spazio per un uso totalmente personalistico della trasmissione, andandovi a svelare quali sono uno degli uomini che seguirò più attentamente in questo campionato, e per questa prima puntata di questa rubrica molto speciale ci occuperemo di Arletti. Quindi andiamo direttamente con la lavagna, perché nella prima clip andiamo a esaminare le scelte difensive che ha fatto coach Piero Bucchi rispetto alla squadra allenata da coach Martino. La scelta sul pick and roll per esempio è stata quella di aiutare forte e se possibile, come nel caso di Ogden, in questo caso Ogden, andare addirittura a cercare la palla con il lungo, salvo poi rientrare sulla propria marcatura. Lo vediamo molto bene in questa azione, dove è visibile anche un altro dettaglio, ovvero la pressione che mettono i difensori brindisini ad un passaggio dalla palla, cioè all'uomo immediatamente più vicino alla palla. Quello è un passaggio che Brindisi non vuole consentire facilmente. Eccoci qua al pick and roll. Vildera, come vedete, rimane di fronte al portatore di palla fino a quando Tavernelli non raccoglie il palleggio. In quel momento per lui non diventa più pericoloso, perché la Quintana può recuperare in questo caso, e quindi lui va a recuperare la sua marcatura, sempre rimanendo, come vedete, d'anticipo per evitare una facile palla. È rimasto sul lato debole in 2-1 De Vico, che se deve scegliere su chi mettere pressione, mette pressione sull'uomo più vicino alla palla. Ciò risulta in un passaggio estremamente lento ed estremamente prevedibile, su cui Ogden arriva facilmente fino a
addirittura a stoppare il tiro ai tre punti. Qui invece cominciamo a parlare di Arletti, che ieri sera ha fatto una partita tutta garra, e lo vediamo bene in questa situazione quando la Quintana lo mette davanti alla linea, alla prima linea difensiva della zone press di coach Martino, e lui decide bene in questo brevissimo spazio di bruciare il marcatore della seconda linea e andare a batterlo uno contro uno, e con una competenza tecnica notevole, perché un Eurostep in quella situazione non è per niente facile. Ma non è solo questo, perché Arletti ha anche il coraggio, come vedete in questo caso va ad aiutare su questa penetrazione centrale, quindi in controtendenza rispetto alle regole che abbiamo visto prima, ovvero sia di stare attaccato all'uomo più vicino alla palla, perché sa che tanto con il suo atletismo riuscirebbe, rimanendo abbastanza sveglio, abbastanza attivo, comunque a tornare sulla propria marcatura e ad impedire quel tiro. Questi sembrano dettagli, ma da un ragazzo così giovane, chiamato ad impattare bene e velocemente dalla panchina, sono cose non assolutamente scontate. Paolo, grazie, rimani con noi per i saluti, e andiamo molto speditamente verso la conclusione della puntata, dando uno sguardo al programma della quinta e della sesta giornata, perché come sappiamo si gioca ancora nell'infrasettimanale, ossia mercoledì 16 ottobre. Questo è il programma. Orzi Nuovi, ce l'abbiamo? Questa è la quinta, sì? E allora leggo direttamente da qui, perché oggi ho qualche difficoltà con i documenti sotto gli occhi. Il 16 ottobre, appunto, vi confermo, Bologna 100, Torino-Brindisi alle 20.30, tutte tranne Livorno-Cremona alle 20.45, vedremo le altre, Cividale-Udine, Verona-Cantù, Orzi Nuovi-Rimini, Piacenza-Avellino, Livorno-Cremona appunto, poi Forlì-Pesaro, Vigevano-Nardò e Urania-Milano, Sebastiani-Rieti. Questo è il programma di mercoledì, tutti in campo nella stessa giornata. Vediamo che cosa ci propone invece il calendario della sesta giornata. Ci sono quasi tutte le partite in programma domenica 20, con Nardò-Fortitudo-Bologna, poi c'è Pesaro-Verona, Avellino-Forlì, Riviera-Banca-Basket-Rimini, Cividale, 100 Torino, Udine Urania Milano, Cremona Orzi Nuovi, Vigevano Piacenza, Livorno Cantù, e come sappiamo il posticipo alle 21 di lunedì 21 ottobre è quello tra la Real Sebastiani Rieti e la Valtur Brindisi, e speriamo nelle migliori condizioni possibili, anche se sappiamo che non sarà così. Francesco? Beh sì, intanto Brindisi va a mercoledì ad affrontare una squadra con un allenatore esperto, quale Boniccioli, una squadra che ha cambiato tanto, 9 decimi del gruppo, riconfermando solo il play Matteo Schina, che coach Boniccioli ha avuto come under a Udine, poi giocatori della massima serie che sono scesi di categoria come la Turner. Ritroveremo Aristide Landi, che lo scorso anno si è allenato pure un po' con Brindisi. Certo. Una squadra che fa della difesa l'arma principale, per cui secondo me si potrebbe accoppiare bene Brindisi a livello di roster. Roberto e Pierpaolo, un telegramma di chiusura, grazie Roberto. Speriamo bene, speriamo nell'entusiasmo dei ragazzi, perché a questo punto bisogna davvero tirar fuori tutto il coraggio che questi ragazzi possono buttare in campo. Per Paolo? Io credo che la prossima mossa sia intanto attendere il responso domani dei due infortunati, capire quanto tempo potrebbero restare fuori, individuare un giocatore. Certamente saranno fuori a Torino. Individuare secondo me un giocatore da poter coprire a gettone per questo periodo, e poi continuare a vincere appunto magari con un giocatore in più, perché adesso cominceranno tutti gli scontri diretti e quindi sarà molto più facile recuperare. Io sono molto fiducioso. Grazie Pierpaolo, ricordo a tutti che subito dopo la trasmissione è sempre su Teleregione Color, andrà in onda la telecronaca differita di Brindisi Forlì con il commento del nostro Francesco Guadalupi, e saluto fin d'ora per il lavoro che sta svolgendo in sede a Barletta Mario Patronario, e vi lascio segnalandovi un appuntamento molto bello, molto particolare, che impegnerà anche Roberto Cordella e con lui coach Tonino Brai, quali allenatori della formazione dei medici e dei paramedici che lunedì 21 ottobre alle 18.30 saranno in campo nel palazzetto Melfi, nel quartiere Casale, per iniziativa del Rotary Club Brindisi, del Rotary Club Brindisi Appia Antica e del Valesio, per la campagna dedicata al polio. E non si finisce mai di condurre questa battaglia, sarà una serata molto particolare, io avrò il piacere di commentarla senza alcun
esigenza di carattere tecnico, ma in campo ci saranno, ripeto, due allenatori dello spessore di Tonino Brai e di Roberto Cordella. Dico, lotta impari, perché Tonino è sempre stato un grande allenatore, io non l'ho mai fatto in Italia, ci proverai. Però sarà divertente, soprattutto il fine è nobile e di grande importanza, come vi ho spiegato. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Michele Marchitelli in regia, ai nostri ospiti per Paolo Piliego, Roberto Cordello, il nostro Francesco Guadalupi, a Paolo Bucedro. Ci sei ancora, Paolo? Ce lo siamo persi. Da Bologna è collegamento Skype, e così finisce questa puntata di Zona Basket. Naturalmente non andremo in onda lunedì 21 perché c'è Sebastiani Rieti esattamente alla stessa ora. Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.